Del team per l'innovazione digitale fanno parte Maurizio Sala e Roberto Silva Coronel, che presenteranno a breve appunto quali sono le loro idee rispettivamente per quanto riguarda i premi, i rapporti anche con associazioni, abbiamo detto, limitrofe ad Asso Comunicazione come l'Art Directors Club, di cui sei stato anche presidente, e invece per quanto riguarda il marketing, la formazione ed eventuali eventi che l'associazione potrebbe creare. Partiamo subito dal tema dei temi, che è poi la creatività, in un contesto in cui se vogliamo le agenzie sono un po' in ritardo anche sul tema della creatività digitale e la creatività applicata in un ambiente dove tutto ormai è digitale. Ecco, tu cosa proponi esattamente? Dunque, io intanto propongo una mia esperienza che mi consente di... Io credo che ci sia bisogno di una visione abbastanza equilibrata delle cose in questo momento, perché sicuramente c'è una cultura montante che è quella del digitale, enorme, però dall'altra parte c'è una cultura altrettanto rilevante che è quella del marketing, del linguaggio della marca, della cultura da cui veniamo, che ha fatto grandi le marche che oggi hanno bisogno del digitale. Quindi non si tratta di contrapposizione, non si tratta di sostituzione di un valore per l'altro, ma si tratta di integrazione e ampliamento. La prima cosa che ho pensato è che io ho 20 anni da direttore creativo in una grande agenzia italiana e da 10 anni sono direttore creativo del digitale, quindi ho vissuto sulla mia pelle in prima persona questo tipo di integrazione e la vivo tuttora. Credo di avere la possibilità e anche la sensibilità, se vuoi, di vedere e di capire o di aver vissuto prima ancora degli altri determinati punti nodali che potranno affacciarsi in questo processo di integrazione. Quindi c'è un'esperienza personale. C'è un convincimento, il fatto che la creatività oggi si alimenta assolutamente, oggi come ieri per carità, ma oggi ancora di più perché il mercato è molto più complesso, si alimenta di conoscenza. Più cose sai, meglio, se sei un bravo professionista, se hai voglia di lavorare, sei dentro passione, più cose sai, meglio produrrai come risultato, come varietà di risultato. Quindi vorrei aiutare i colleghi creativi che fanno parte delle associazioni di Assocom, delle agenzie che fanno parte dell'associazione di Assocom, ad avere competenza, a ricevere competenza da questi nuovi mercati, da questi nuovi linguaggi, grazie ad Assocom, in modo da aiutare chi lavora nelle piccole agenzie, in qualche modo può avere più difficoltà di chi lavora nelle grandi, per esempio, ad avere informazione. A me interessa molto il fatto che tutti i creativi che lavorano in agenzie Assocom abbiano lo stesso livello di competenza e informazione per poter affrontare questa sfida. E questo è il secondo elemento importante. Il terzo punto riguarda i premi. I premi, io penso che in Italia c'è la DC Award, allora ci tengo a chiarire un principio. Secondo me l'importanza di un premio sta nell'autorevolezza di chi te lo dà. Se tu vai a Malibu, le vetrine dei negozi di turismo sono pieni delle statuette da Oscar, ma quella dell'Academy è l'unica che è rilevante. In questo senso credo che in Italia ci sono le copie delle statuette, ma è un po' diverso, è un po' diverso. Allora, io credo che in Italia la DC Award abbia un'indiscussa reputazione e quindi un valore confermato per quanto riguarda la DV Classica e la creatività di questa. Di conseguenza vedo un avvicinamento tra Asso Comunicazione e la DC su questo punto, su questo premio, tenendo anche conto che la DC sta facendo una interessante, da circa 2 anni, lotta contro gli annunci falsi, sì, quelli senza committenza, i fake. Questa era la battuta. Esattamente, e quindi in qualche modo... un annual fake free sostenuto anche da Assocom potrebbe essere un bel obiettivo comune in qualche modo. Quindi mi sembra di capire che tu proponi una maggiore integrazione, un rapporto più stretto tra Art Directors Club e Assocomunicazione, partendo dal premio che diventerebbe il premio anche di Assocomunicazione. No, non è così. No. Il premio è il premio di ADC Award, sì, che Assocomunicazione ospita o potrebbe ospitare in occasione di una presentazione che non necessariamente poi potrebbe essere quello ufficiale. Io credo che sia possibile una collaborazione comune, avente un obiettivo unico tra Asso Comunicazione e Art Director Club, di cui peraltro presiedo il comitato scientifico e sono ancora presidente di ADC Servizi, quindi insomma in qualche modo ho un tasto dell'associazione. Io credo che il terreno della cultura creativa, quindi qualcosa avulso se vuoi dalla politica, dei ruoli o da discorsi sindacali, ma credo che il territorio della cultura creativa possa essere un territorio pulito, libero da polemiche, di reciproco interesse per entrambe le associazioni. Grazie Maurizio. Allora, marketing informazione, abbiamo ascoltato da Gasperini, dalla Pavone, da Maurizio stesso tutta una serie di proposte che vedono l'associazione aprirsi all'esterno anche organizzando dei convegni, degli eventi.
che possono anche essere una forma per generare business per l'associazione, che potrebbe così erogare servizi, organizzare iniziative che possono essere soprattutto utili agli associati. Tu in questo senso che cosa proponi? Ma allora, certamente esistono dei circoli virtuosi che si possono innestare, ho collaborato a farne partire diversi, non ultimo anche quello verso il Consumer di Games Week, che è la prima kermesse dei videogiochi. In realtà, più che ricordiamo ai telespettatori, sei l'organizzatore di fatto dello Yabby Forum, no? Sì, da e-commerce forum, Yabby Forum, tanti eventi hanno visto la mia collaborazione e il mio supporto. Diciamo che in questo momento più che nel mio programma non ho inserito la creazione di un nuovo circolo virtuoso, di un nuovo evento, ce ne sono tanti. A mio avviso è importante che ci sia un momento associativo, un momento per confrontarsi tra noi associazioni, al nostro interno, scambiare le culture nella trasversalità che può essere sia creativa ma anche organizzativa e di efficientamento delle nostre realtà imprenditoriali che si muovono in un periodo di crisi e quindi con un'esigenza importante. Detto questo, poi collaborare con le altre associazioni sicuramente è secondo me il secondo item importante, perché Assocomunicazione non può chiudersi e isolarsi in un comparto che è sempre più interrelazionato tra di loro. Allora, collaborare con le altre associazioni è molto importante. In ultimo, si potrà capire che se creare un momento associativo rivolto all'esterno e quindi circoli virtuosi. Questo però secondo me è forse la fine di un percorso che va iniziato passo per passo. Non si può iniziare dalla coda senza avere mosso i primi passi nella direzione giusta. Per quanto riguarda la formazione, quello che ho ultimamente, non c'è ancora sul mio primo programma, perché ammetto siamo tutti coi minuti contati e quindi i pensieri poi maturano coi giorni, sicuramente c'è un momento formativo che è più rivolto, sempre guardando l'associazione, nel riqualificare quelle persone che magari oggi sono in esubero in alcune agenzie socie a sua comunicazione, ma che magari potrebbero essere rimpiegate proattivamente in altre agenzie che oggi stanno andando molto bene e che hanno come unico problema e unico limitatore della crescita quello della ricerca del personale. Quindi in questa formazione trasversale, chiamiamola outplacement, è una brutta parola, riqualificazione, che può essere dai media classici ai media digitali, e le quote di mercato sono lì. Se un mercato si riduce, l'altro cresce, bisogna spostare le figure professionali che secondo me Assocomunicazione dovrebbe proteggere come un capitale umano dell'intero settore. Sei d'accordo su quest'ultimo punto? Mi sembra che in tema di creatività l'innovazione sia fondamentale. Sì, allora, sull'innovazione e sul capitale umano senza dubbio, anche il capitale culturale, cioè voglio dire questo, noi oggi abbiamo un buon, se non ottimo, capitale umano in chiave di creativi sul mercato italiano. Quello che secondo me non abbiamo ancora, o che potremmo avere molto meglio, è un capitale di informazioni e di cultura professionale da dare a queste persone perché possano migliorare la loro prestazione. Allora, chiudiamo questa intervista con la promessa che se nella sciagurata ipotesi che non veniste eletti continuerete a dare il vostro contributo all'associazione. Io sono già facente parte della consulta digitale, per cui già lavoro da prima nella candidatura, quindi direi che non c'è problema. Chi mi conosce sa che ho sempre combattuto all'interno dell'associazione pur non avendo delle poltrone, quindi questo continuerò a farlo. Bene, con Sala e Corona nel tutto per ADV Express TV, Salvatore Sagone.